sia un fenomeno storico che non si è mai riuscito ad arrestare, o forse si è sempre evitato di fermarlo. Organizzazioni che gestiscono il traffico della droga, della prostituzione e dei migranti, sfruttandoli drammaticamente attraverso il caporalato. E inoltre possiamo tranquillamente constatare come le organizzazioni mafiose siano all'interno dei luoghi di lavoro, siano negli stessi centri di accoglienza, come è stato scoperto recentemente a Latina, dove la Polizia di Stato ha operato arresti nei confronti di 7 persone per frode, truffa, maltrattamenti e danni dello Stato. E purtroppo anche nei piani alti dello Stato stesso, degli apparati statali, attraverso la corruzione, l'evasione e l'omertà in particolare. E pensiamo che proprio questa omertà sia il contributo principale al mantenimento in vita del sistema mafioso, di tutto l'apparato mafioso che è. Crediamo che con la mafia non bisogna avere né trattative, né accordi e né discussioni, bensì sia necessario combatterla fortemente in qualunque modo in cui essa si manifesti, poiché non ha mai avuto né pietà né compassione per nessuna delle sue vittime. E di conseguenza la legge deve agire duramente, fortemente, contro questi criminali, contro tutti i criminali che possono definirsi all'interno del sistema mafioso. Oggi viviamo in una società dove la mafia è sempre presente, dove anche se non ce ne accorgiamo si può manifestare in mille modi. E di conseguenza è importantissima, oltre ovviamente al lavoro delle istituzioni, al lavoro dei partiti, anche politici che devono contribuire a questa lotta alla mafia, la partecipazione giovanile, per capire appunto cosa è stata la mafia, i modi di combatterla, che ha sempre sfruttato, ha sempre oppresso, e crediamo che in un paese civile e democratico la prima cosa da abbattere e da abolire sia l'oppressione sull'uomo, dell'uomo sull'uomo. La mafia è caposaldo di questa oppressione. Andiamo avanti con le parole di Falcone, dei giudici Falcone e Borsellino, dove Falcone definisce la mafia come un fenomeno umano e come tale presenta una sua genesi, un suo principio, avrà quindi anche una sua diffusione per poi giungere a una fine, confidando che essa sia imminente. E quindi viva Falcone, viva Borsellino e tutti coloro che sono morti in questa dura lotta, ma anche chi ogni giorno e quotidianamente combatte sul piano sociale, politico, istituzionale contro queste fasi criminali.